la Gold Gym di Venice, quindi la seconda sede della Gold Gym. Negli anni 70 si è trasferita in questa sede qua in maniera definitiva, però questo logo qua, quando Joe Gold ha fatto la prima Gold Gym, in realtà non esisteva, perché Joe Gold non ha creato e non ha disegnato questo logo. Questo logo è stato disegnato nel 1975 da un compagno di allenamento di Arnold Schwarzenegger, che dietro un tovagliolino ha disegnato questa figura col bilanciere, che poi è diventato il logo ufficiale della palestra, perché poi i proprietari della palestra hanno deciso di prendere questo marchio ed è diventata quella che è diventata la Gold Gym adesso, con più di 700 destinazioni nel mondo e ben 3 milioni e mezzo di iscritti in tutto il mondo. La Gold Gym è una delle palestre numero uno e più affollate di tutto il mondo. Allora, siamo a Venice Beach. Questo è un po' il, per coloro che fanno bodybuilding e che vivono il bodybuilding in un certo modo, un po' la culla del bodybuilding, perché un po' Muscle Beach, questa zona dove noi ci troviamo ora, rappresenta un po' l'inizio della storia di Venice Beach legata al bodybuilding. Prima ancora di rappresentare e di vedere la Gold Gym, ad esempio, è nata invece Muscle Beach. Muscle Beach è nata nel 1930. La città di Venice è una città un po' particolare, perché è una città di canali, e c'era questo famoso architetto che si chiamava Kenneth Abbott, che ha fondato la città di Venice, mettendo un po' alcune caratteristiche architettoniche di diverse città, ma cercando di replicare un po' i canali veneziani. C'è riuscito parzialmente, perché la zona di Venice con i canali esiste effettivamente, però ovviamente non ha nulla a che vedere con la Venezia italiana. Molti anni dopo, personaggi come Vic Tenney, Joe Gold, eccetera, hanno deciso di costruire una zona di allenamento a corpo libero, pesi liberi, in questa città, Venice Beach, e nel 1930 è nata proprio la Muscle Beach, dove si allenavano tutti i campioni di bodybuilding dal 1930 al 1950. Ed è rimasto un pochettino tutto così, fino verso 1950-55, quando in realtà la città di Santa Monica ha deciso di chiudere per un certo periodo Muscle Beach a motivo di alcune cose che erano successe con alcuni culturisti in questa zona, per poi riaprire successivamente e diventare comunque quello che è ancora tuttora il posto dove ci si può allenare, si può fare corpo libero, si può giocare a basket, oppure si può venire qua e allenarsi tranquillamente con i pesi. E chiunque nel bodybuilding viene qua, si può allenare all'aria aperta, ci sono ancora le attrezzature che c'erano 20 anni, 30 anni, 40 anni fa, e la palestra a disposizione. Hanno messo, e questo è un onore, hanno messo due targhe dove ci si può sedere per guardare gli atleti che si allenano, le targhe che ricordano Joe Wheeler, che è stato un po' colui che ha fondato il bodybuilding moderno negli anni 30 e ha seguito i più grandi campioni ed è stato il fondatore della IFBB e con suo fratello il presidente della IFBB. Siamo sulla 1006 Pacific Avenue, pochi vengono qua, ma la prima Gold Gym che Joe Gold ha fatto era proprio qua. Si vede ancora la scritta. Questo era l'edificio che Joe Gold nel 1965 ha costruito i suoi attrezzi e ha aperto la prima palestra. Allora, prima eravamo davanti alla prima sede della Gold Gym del 1965. Joe Gold aveva deciso di creare una palestra per i suoi amici, prima si allenavano fondamentalmente in spiaggia e ha creato la sua prima palestra facendo lui gli attrezzi eccetera, lui era un marinaio però aveva delle capacità manuali fortissime e ha fatto la prima palestra, la Gold Gym, nel 1965. Poi nel 1970 lui vende per $50,000 la proprietà e la palestra e si ritira per un certo periodo di tempo dal mondo delle palestre e ritorna a fare il marinaio. Poi, spinto dai suoi amici, riapre una nuova palestra nelle colline di Los Angeles, per poi avvicinarsi nel 1975 di nuovo qua a Venice Beach, visto che lui aveva una proprietà che si trova proprio qua sulla Main Street, la vedete dietro di me, e ha fondato un'altra famosissima palestra che si chiama la World Gym. Quindi questa, dagli anni 70, tutti i campioni, Arnold Schwarzenegger, Franco Colombo, tutti quanti dell'epoca si sono poi trasferiti dalla Gold Gym
qua alla World Gym per sostenere il loro amico Joe Gold con la sua nuova palestra World Gym, che è diventata poi una grande palestra anche quella, una grande catena. E Joe Gold ha aperto la World Gym qua, poi ha aperto negli anni 90 una World Gym a Marina Del Rey ed è rimasto in palestra praticamente sempre, fino alla sua morte che è avvenuta nel 2004. Quando sono venuto qua ad allenarmi nel 1992, Joe Gold era qua, si salivano le scale, lui accoglieva tutti gli atleti, tutti i bodybuilder che venivano, era un posto fantastico, era una persona semplicissima, sempre lì a disposizione. Per 3 mesi sono venuto in questa palestra ad allenarmi ed era fantastico. Queste sono le scale, se qualcuno di voi si ricorda, dove c'è una famosa foto con dietro il simbolo della World Gym, dove c'era Arnold Schwarzenegger, Joe Gold, Franco Colombo, Dave Draper, i grandi dell'epoca avevano fatto una foto proprio su queste scale qua. Adesso c'era un'altra palestra che adesso ha chiuso, comunque questa era al posto della seconda palestra che Joe Gold ha aperto negli anni 70.